Pensavate che sparissi, eh? Per il momento ancora no. Sono le 6:30 del mattino e la Siberia è ufficialmente iniziata. Ora, se voglio riuscire in questa impresa di documentazione delle mie avventure, devo più che mai adottare il mio, chiamiamolo trucco, anche se non è mio e non è proprio un trucco, ovvero il montaggio in camera. Sta iniziando! Sei contento? Con montaggio in camera intendo che già mentre giro, non dico che faccio il montaggio, ma faccio tutto in ordine, cercando di non fare clip inutili, ragionando un po' su cosa sta succedendo e andando avanti filmando in maniera il più sensata possibile, così quando vado poi a fare il montaggio effettivo prendo tutte le clip in ordine, me le trascino giù tagliatina e ci siamo. Vuoi aspettare la luce migliore per caricare? Qui tutti vogliono fare i registi, tutti i registi qua, tutti tranne me, io non voglio fare niente. Anche il mio amico Maracas mi ha dato un soprannome, mi chiama Clint Eastwood. Non so se è proprio un complimento o se lo fa per prendermi in giro, ma mi piace pensare che sia un complimento. No, te lo do prima o poi l'Oscar sulla faccia. E dopo quella della pietra e del ferro venne l'era dell'alluminio, alla quale seguirà quella del cemento. 320 kg di morbidezza. Sono le 9 e il carico va avanti. Nel mentre che Ivan chiacchiera con un cliente, io ho sistemato 1000 bancali. Sto anche cercando di minimizzare lo sbattimento, quindi non sto utilizzando il microfono suo. Bene, croccante 1 e croccante 2 caricati. Sono le 9:40 e siamo già morti. Quindi, come avrete capito, questo video è un esperimento per riuscire a capire se ce la faccio a portare dei contenuti, e quindi non so bene che formula ha. L'idea che mi sono dato è quella di non fare troppo materiale, evito magari di fare mille timelapse o cose varie, preferisco magari, se ho del tempo, raccontarvi qualcosa piuttosto che farvi vedere le solite cose di io che Ivan che montiamo. Voglio cercare un po' di equilibrio, quindi faccio un po' di clip oggi e se appena riesco ci metto mano e capisco come può funzionare questo materiale, se è troppo, se è troppo poco. Insomma, mi piacerebbe riuscire a fare qualcosa di fruibile, cioè più, piuttosto che puntare a fare tanti video, magari preferisco farne un pochino meno, ma che siano, insomma, piacevoli da guardare, non diventino noiosi, ripetitivi e quant'altro. Devo anche fare attenzione a non esagerare con le riprese fatte con la Go 2, perché il file che fa poi gestito con un programma, sto parlando con un programmino, e quindi mi porta via un po' di tempo. Sì, lo so, l'ho presa per fare le cose così e poi comunque perdo tempo. Ora scarichiamo tutto,
cercando di dividere la roba. E niente, facciamo dei mucchi qua con tutte le dimensioni, almeno poi lavoriamo comodi, perché a noi piace lavorare comodi. Bene, eccoci, questa è la sala, va montato un giga traliccio giù lì in mezzo, saranno più di 20 metri, poi va messo anche del traliccio a quel pezzo di americana che scende con quei cavi, tirato dritto fino dietro di qua e di là, insomma, lavoretto croccantino. Ce l'abbiamo fatta, sono lì. Chi le sono? È bello che mezzogiorno. Scaricato tutto, abbiamo ancora un'oretta prima di andare a fare le super pappe. Cominciamo a capire da che parte iniziare. E io a piangere. Non vorrei evitare di rovinarlo. Talmente vicino lì che... Lo passi due volte. Capito? Tappeto di danza iperlucido specchiato messo. Ora, pappe. E poi andiamo avanti. Non so se li vedete, ma ci sono dei fiocchetti di neve. Secondo me Maracas mi mette le mani addosso tipo già dopodomani, perché questi video lo stressano. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo montato i tralicci, quelli lassù, preparato. Non so se vi ricordate, a Firenze c'erano quei portali con i maxi schermo, ecco, incominciato a montare tutte le piastre, le cose lì. E montate le due antenne su cui poi monteremo il traliccione, quella è motorizzata, motore e quant'altro. Ma che l'abbiamo fatto? Sono le 7 e quindi è ora di fare un check di quello che ci manca per domani e andare a fare le pappe. Allora,
Ma sono delle 10 davvero? Sì, quelle giuste. Sono le 10 della sera e siamo appena... Beh, abbiamo mangiato e poi siamo andati a ritirare. Scotch mette la cintura. Non so se Clint Eastwood dovesse litigare così. Dura, eh? Siamo andati a ritirare le zavorrine di cemento dell'altro giorno e adesso finalmente... No, non si va a casa. No, no, no. Carichiamo i furgoni per domani. Ascolti, vedi. 11:15. Manca ancora lui. Sì, bene. Ieri poi sono arrivato a casa che era mezzanotte e ho montato un po' di video fino alle 1. Sono le 7:30. Questa cosa che parlo di Siberia e arriva la neve, il freddo, il gelo. Oggi a Krumayard hanno una media di meno 4, meno 5. Bene, occorre un piccolo cambiamento. Molto meglio. Allora, dobbiamo montare un tetto sotto un tetto, ok? Ma prima di montare il tetto dobbiamo occuparci di quei tralicci, quelle luci, togliere tutto. Certo che la vita da Clint Eastwood è proprio difficile, specialmente se hai a che fare con lui, Maracas, il co-regista, ok? E niente, niente, non facciamo più quel lavoro lì. No, 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 montiamo il tetto, subito, adesso, fatto, finito, tac! Niente, questo lavoretto sta portando via più tempo del previsto, ma... fatto. Forse riusciamo ad andare dentro il cinema a caldo. Nulla. Tutto on. Sono le 7, pappe! Ok, ultimi lavoretti per questa giornata. Probabilmente da lì vedete solo la mia barba, però io ci provo. Basta video, vi saluto più tardi. Bene, bene, bene. Abbiamo fatto le 11. Abbiamo fatto un po' di rifiniture, soprattutto, beh, da qua non vedete, ma abbiamo messo delle zavorre un po' in giro, ne mancano ancora. E niente, ragazzi, tutto tuttissimo. Statemi bene, ci vediamo, ce la faccio.
Ciao.